Bene, bentornati. Riprendiamo, siamo in questa seconda parte della mattinata, cercando di facciamo una chiacchierata. Tra l'altro, se posso permettermi, ecco, visto che siamo in un numero limitato in uno spazio abbastanza contenuto, veramente sono situazioni ideali anche per fare un po' di interazione, quindi vi prego davvero di intervenire nella prossima, da qui insomma alle 13, alle 13, giusto, quando è previsto, come ci ricordavano anche il lancio, momento sempre più atteso di tutti i convegni. Allora, vabbè, io conduco una rubrica che si chiama Smart City su Radio 24, dove mi occupo di innovazione tecnologica e credo negli ultimi anni di aver intervistato non meno di 300 volte persone del Politecnico di Milano, ma non meno proprio, sto dicendo senz'altro un numero per difetto, siamo, questo per dire siamo in 1400, che, evidentemente come dire, qualcosa da raccontare c'è. Allora, in questa chiacchierata a me piacerebbe un po' toccare, diciamo, tre macro temi, lo dico a tutti gli ospiti, che sono, da un lato, cercare di concludere un po' quella che è stata già, in qualche modo ci è già stata fatta vedere, come l'insieme delle sfide che ci stanno davanti nei prossimi anni, quali saranno, mi piacerebbe capire, gli aspetti più critici delle varie sfide, che sono numerose, che riguardano l'ambito energetico. Poi vorrei capire, ragionare un po' tutti insieme dei temi di collaborazione, cooperazione, competizione che ci sono ormai, diciamo, che riguardano sia il rapporto tra l'università e l'industria e anche il rapporto dell'università con le varie istituzioni, con i progetti europei. E poi mi piacerebbe concludere cercando di ragionare proprio sul tema invece della formazione, che ricordiamo essere, insomma, una delle due più importanti anime del Politecnico, quindi formazione, che tipo di competenze saranno più preziose tra 15 o 20 anni, perché questa è la domanda che inevitabilmente bisogna farsi in un'università. Che tipo di competenze e anche forse che modalità per formare in futuro. Allora, io però, come prima cosa, vorrei passare la parola a Ferruccio Resta, che non ha certo bisogno di presentazioni in questo contesto, per chiedergli un primo, comunque così, per cominciare, un commento su quello che è stato detto finora, anche insomma sulla storia di questi 10 anni di Dipartimento di Energia, e occhio, mai dire energetica, mi hanno spiegato che rischio la vita se dico energetica. Vediamo un paio di passaggi. Prima siamo una comunità di amici, a un certo punto si è chiusa la discussione, siamo partiti da un progetto scientifico, un progetto di formazione, siamo diventati una comunità di amici. Ecco, secondo me questo è in qualche maniera, e anche le ultime slide di questi colleghi che in qualche maniera hanno disegnato il progetto che poi è stato presentato e ha vinto il progetto del Dipartimento di Eccellenza, hanno dimostrato questo. Nel senso che prima ancora delle grandi intuizioni, prima ancora dei grandi investimenti in laboratorio, ci vogliono delle persone che ci credono, quindi quella che io chiamo anima, in maniera un pochino che raccoglie passione, che raccoglie cuore, che raccoglie la materia grigia, che è una delle grandi risorse fossili di questo paese, su cui io investirei, e quindi da questo punto di vista mi sposo la visione di Ennio, e qui c'è questa comunità. E quindi da questo punto di vista, oggi, con questo compleanno, secondo me quello che si sottolinea è veramente una voglia di portare avanti un progetto con orgoglio e con passione, che credo che siano un po' i due punti di forza. Naturalmente, dietro di questo ci vogliono gli strumenti per essere competitivi a livello internazionale, perché è veramente una competizione, ma ci piace essere in questa competizione, e due sono gli asset importanti: talenti, quindi reclutare studenti e dottorandi e ricercatori di livello, e l'altro i grandi laboratori. Oggi, nonostante le grandi capacità dei ricercatori del Dipartimento di Energia, non basta essere dei grandi scienziati singoli, ma ci vogliono dei gruppi, ci vogliono dei laboratori con cui in qualche maniera portare come dote ai grandi bandi della Commissione Europea. Abbiamo visto Fabio come ci ha descritto i risultati sia a livello di ERC sia a livello di Horizon, ma anche per proporsi alle grandi aziende con la possibilità di portare una serie di facility sperimentali che in qualche maniera aiutano a
portare fino in fondo l'attività di ricerca. Un'attività di ricerca che deve coniugare sia la capacità di essere interdisciplinare, quindi l'apertura orizzontale, sia io direi anche la parte verticale, cioè dalla ricerca di base fino a quello che è il trasferimento tecnologico, cioè essere vicini poi a portare a terra, a portare su una ricaduta industriale i propri disegni. Mi sembra che queste sfide oggi le abbiamo viste completamente realizzate in questi primi 10 anni. E adesso allora parliamo delle sfide che invece bisogna ancora realizzare, diciamo portare a casa, non solo come Politecnico, ma prima di tutto come paese, anche in base agli impegni internazionali che abbiamo preso. E devo dire che, come dire, la presentazione di Ennio Macchi secondo me ci fornisce invece, come dire, l'abbrivio giusto per affrontare questo tema, perché spesso comunque, anche se questo non è un contesto dove le cose vengono semplificate, ma questo tema delle rinnovabili viene semplificato in modo assolutamente eccessivo, arrivando in qualche caso estremo, non c'è bisogno di spiegarlo, alla semplice tesi per cui l'unico motivo per cui andiamo a petrolio è che ci sono i petrolieri. E qualcuno dimentica che se si vede l'elenco delle sostanze più energetiche, cioè, come dire, ci sono delle tabelline con le sostanze per potere energetico, e gli idrocarburi sono tra le sostanze con il contenuto di energia chimica più alta nell'universo. Ne abbiamo dei laghi sotto i piedi e quello è il motivo principale per cui li abbiamo usati. Ecco, quindi un cambiamento, una trasformazione molto, molto impegnativa, e che ha un côté elettrico che abbiamo capito essere molto importante, ma comunque anche un côté invece legato non solo ai fossili ma a tutti i nuovi biocombustibili. E allora volevo partire un po' da qui, e quindi da, ecco, Giuseppe Tannoia. Io dimentico sempre di presentare, insomma, abbiamo Giuseppe Tannoia, direttore per la ricerca e l'innovazione tecnologica di Eni, Roberto Ridolfi, che è qua, che invece è direttore della direzione generale DEVCO, quindi cooperazione e sviluppo dell'Unione Europea, Francesco Venturini, che non c'è, scusate, è quello mancante, per cui chiederò a Massimo Gallanti, che è qui in quanto membro del board nazionale del programma Horizon 2020 Secure, Clean and Efficient Energy, ma è anche come dire, persona di ricerca di RSE, ricerca sistema energetico, per cui lo sfrutterò anche un po' come pseudo Venturini, se mi consentite. Fa una doppia e vabbè, resta, torniamo lì, non è il caso che lo presenti. Ecco, allora Tannoia, ci sono biocombustibili e idrogeno, che sono le due grandi, no? Come dire, due parole sulle quali facciamo anche molto, molto conto. Qual è dal vostro punto di vista la prospettiva per cominciare? Se vuole poi aggiungere naturalmente un commento su quanto ho sentito finora, volentieri, ma le chiedo in particolare su questo tema dei biocombustibili, come la vedete? Perché non è una partita facile, sappiamo che è stata tutta una prima generazione di combustibili, per esempio di biocombustibili di prima generazione, che di fatto dal punto di vista del loro, come dire, impatto sulla riduzione di emissioni di CO2 è stato quasi ininfluente, in qualche caso persino dannoso. Va bene, innanzitutto come si fa a far funzionare un microfono? Ah sì, io allora, ok, perfetto, sono riuscito, malgrado direttore della ricerca non riesco neanche a far funzionare il microfono. Va bene. Allora, noi abbiamo una technology roadmap molto complessa, cioè molto complessa, insomma, una technology roadmap particolarmente articolata. Giusto per darle un'idea, proprio ieri ho presentato al nostro Comitato di Innovazione Tecnologica il nostro piano quadriennale. È un piano da più di 700 milioni di euro, in cui ci sono 108 piloti dimostrativi. Io direi che un 45% di questo piano riguarda tutto il discorso delle rinnovabili e della green economy. Allora, il quadro dei biocombustibili è un quadro molto ampio, su cui noi stiamo investendo tanto. Per darvi un'idea, nella nostra mappa tecnologica noi abbiamo 4 aree su cui stiamo investendo. Quella dei biocombustibili, che in genere inquadriamo nel quadro dell'economia circolare, quella delle rinnovabili e dello storage, su cui stiamo investendo parecchio per avere tecnologie proprietarie e specifiche, quella della
sostanzialmente, diciamo così, del riutilizzo della CO2, per cui utilizzare la CO2 sostanzialmente per fare commodities, perché questo è un tema a cui noi teniamo molto e secondo me è un tema cruciale sul nostro futuro. Il quinto punto è quello della fusione, che si chiama magnetic fusion o nuclear fusion, comunque la fusione nucleare o fusione magnetica, su cui, come avete visto, stiamo andando a investire delle cifre importanti. Abbiamo fatto un accordo con MIT, un accordo con CFS, un accordo con CNR, stiamo facendo accordi adesso con altre società, perché comunque il nostro target è nel 2025 avere il primo reattore funzionante a fusione a energia positiva. Sapete che siamo molto vicini al break even. Dove? Dove questo? Il primo reattore sperimentale verrà costruito in MIT, per cui presso MIT, da MIT ovviamente, da una società che si chiama CFS in cui noi partecipiamo. E questo è il progetto, per cui se io devo traguardare il medio-lungo termine, io, se chiudo gli occhi, vedo un futuro fatto da tante forme di energia, dove sicuramente le rinnovabili avranno un base load importante dalla magnetic fusion e un base load importante dal gas, che dovrebbe piano piano, IEA prevede molto piano, io spero più velocemente, comunque spiazzare innanzitutto il carbone, anche perché poi l'energia, le forme di energia e le fonti di energia hanno una resilienza spaventosa. Cioè, io penso che, siccome qui siamo in un'università, tutti voi sapete che Milano è stata sede della prima centrale termoelettrica in Europa, la seconda al mondo, nel 1883. Perciò sono 135 anni. Tra l'altro, piccolo dettaglio, non so se lo sapete, una curiosità, ma perché le centrali si chiamano centrali? Perché una volta erano in centro. È vero, bravo. Infatti andava una corrente continua, non si riusciva a trasmettere l'energia lontanamente, perché si andava in corrente continua e venivano fatte sicuramente in centro città. Per cui da noi è rimasto questo termine centrale. E infatti la prima centrale, giustamente, era vicino alla stazione centrale. Io non lo sapevo. A questo punto. E perciò allora adesso ho fatto un pistolone gigantesco, però quello che volevo cercare di spiegare era un attimo il discorso che il quadro dei biocombustibili si inquadra in un panorama molto più ampio di ricerca su cui noi ci stiamo muovendo, perché pensiamo che la soluzione del futuro dell'energia e le sfide dell'energia sono delle sfide molto articolate, dove bisogna comunque lavorare su tutte le aree. Per venire invece ai biocarburanti, noi stiamo investendo tantissimo, abbiamo investito e abbiamo una suite proprietaria tecnologica nel campo del green diesel, stiamo investendo e abbiamo quattro progetti pilota per sostituire l'olio di palma con altri feedstock, tra cui uno molto interessante utilizzando le alghe. Stiamo investendo e partirà a settembre il primo pilota di waste to fuel, per cui sostanzialmente la trasformazione del residuo organico, per cui dell'umido, quello che raccogliamo tutti noi, in un olio direi di buona qualità con bassissimo contenuto di zolfo. Il primo impianto pilota parte a settembre a Gela. E da quello noi pensiamo di risolvere da una parte, o di chiudere da una parte in termini di circolarità tutto il ciclo dei rifiuti, ma dall'altra parte è molto interessante questo discorso perché fornisce delle soluzioni interessanti a quello che è un grosso problema, sta diventando un grosso problema dell'Italia e dell'Europa in genere, che è quello dello smaltimento dei rifiuti. Bene, allora Stefano Gallanti, a questo punto tocca un po', ecco, devo dire, se, rispetto a questi macro temi, secondo lei quali sono i più critici, quelli che possono anche essere più soggetti a, come dire, a inconvenienti o che dipendono più dal contesto, insomma?
Se ci sono delle cose che secondo lei fileranno dritte, delle altre che invece sono più soggette? Beh, ovviamente il tema della magnetic fusion è il tema che ci appassiona di più, però è più difficile, ovviamente. Sarebbe anche quello che cambia di più le carte in tavola. È quello che cambia di più le carte in tavola, secondo me, è una potenziale soluzione. Consideriamo sempre che però il nostro futuro è fatto da una domanda che continua a crescere. Avete visto tutti, sapete tutti benissimo che nelle previsioni la domanda continua a crescere e in più continuano a crescere le persone incazzate perché non hanno energia. Oggi ce n'è 1 miliardo, c'è 1 miliardo di persone che non ha energia, sì. Ma non avere energia è una cosa drammatica, sì. Drammatica. Io purtroppo c'è stato un piccolo blackout a casa mia moglie continuava a chiamarmi perché sembrava che fosse crollato il mondo, ma vivere senza energia è una cosa drammatica e perciò il mondo ne vuole sempre di più. E perciò comunque dobbiamo lavorare per tante soluzioni. In parallelo, insomma. Galanti. Allora, oggi abbiamo visto, insomma, sono ritornate tanti termini chiave, diciamo, della partita elettrica, di come il mondo dell'energia sta evolvendo, il termine smart grid, il termine storage, abbiamo parlato di veicoli elettrici, c'è un tema generale di infrastruttura. Ecco, io vorrei capire, rispetto a questa partita dell'infrastruttura per il nuovo modello energetico ed elettrico, per quanto riguarda l'infrastruttura elettrica, quali saranno gli aspetti più complicati? Perché io ho un po' l'impressione, per la verità da tanto tempo, ma non per ragioni, non perché sono intuitivo io, ma perché era evidente, che in realtà la parte difficile dello sviluppo delle rinnovabili debba arrivare dal punto di vista di quello che richiede l'infrastruttura. Era abbastanza facile finché bisogna distribuire 10-20% di energia elettrica senza bisogno di inventarsi cose particolarmente nuove, poi invece comincia a diventare più complicata la partita. Vuole capire quali sono gli aspetti secondo te più critici? Ci conosciamo bene, ci diamo del tuo, siamo benissimo. Sì, allora grazie intanto della domanda, poi lascio, diciamo, al prossimo giro invece racconto certo. Quindi il mio ruolo di vice Masosi. No, allora l'elettrificazione indubbiamente. Qua si accende. Sì, l'elettrificazione effettivamente è un po' il mantra, no? Cioè questo cambiamento energetico, questo, diciamo, passaggio da dei fossili che vengono usati direttamente a una invece un'economia più pulita, un'energia che possa essere trattata meglio anche da un punto di vista ambientale, passa necessariamente attraverso l'elettrificazione. Quindi, diciamo, ci troveremo ad avere un impiego di energia elettrica laddove fino ad oggi avevamo un uso diretto dei combustibili fossili, quindi mobilità in primis, ma anche il riscaldamento degli ambienti con le pompe di calore. Questi sono i primi due ambiti dove avremo, diciamo, un incremento di domanda diciamo, elettrica. Poi abbiamo invece sul fronte della produzione, quello che ha ben espresso Ennio Macchi, un passaggio a diciamo una penetrazione di energie rinnovabili, che vuol dire anche, non solo, perché c'è anche l'energia rinnovabile concentrata e tra questi metto anche l'eolico, ma c'è poi quella diffusa che è appunto in primis il solare. Allora, in entrambi i casi, sia sul fronte della domanda che sul fronte della produzione, la rete, l'infrastruttura gioca un ruolo importante e questo a dispetto del fatto che dei luoghi comuni che spesso vengono evocati è che, ma fin dei conti, con l'autoproduzione io riesco al limite anche a fare a meno della rete, cioè la famosa grid defection, no? Allora, io penso che in realtà questa situazione verso cui stiamo andando, quindi una maggiore elettrificazione e fonti rinnovabili variegate, faranno della rete delle infrastrutture elettriche in generale, perché insomma, c'è la rete ma c'è anche i sistemi di accumulo che io considero un'infrastruttura, faranno uno dei pilastri del nuovo sistema energetico. Quindi è vero che già oggi, diciamo, noi l'abbiamo sfruttata, però teniamo conto che almeno in Italia venivamo da una rete, almeno quella di distribuzione, abbastanza, cioè robusta e
in certi versi sovradimensionata, quindi siamo riusciti, non senza qualche problema che peraltro abbiamo risolto, a gestire le rinnovabili con la rete attuale, senza vedere grossi sconvolgimenti. Un po' più complicato sulla trasmissione, perché effettivamente ci siamo trovati ad avere, torna fuori appunto il discorso della generazione concentrata, l'eolico, il grosso fotovoltaico, prevalentemente al sud, consumi al nord, quindi la necessità di trasferire quantità importanti di energia, colli di bottiglia, problemi diciamo di delta prezzi e così via. Quindi la necessità, Terna ne sa qualcosa, di potenziare questa rete di trasmissione proprio per consentire uno sfruttamento ottimale delle fonti rinnovabili. Quindi fonti rinnovabili uguali investimenti importanti in infrastrutture. Ho parlato della rete, parlo però anche dei sistemi di accumulo, perché anche qui questo è un aspetto che fino adesso ce la siamo cavati, ce la cavata senza intervenire. Quali sono i cambiamenti più grossi a livello di infrastruttura, appunto, sia in termini proprio di disegno dell'infrastruttura, sia in termini anche di costi? No? Sì, ma allora. Come si affronta centralizzato, distribuito? Voi cosa ne pensate? Allora, anche qua le soluzioni sono molteplici. Sicuramente laddove ho la possibilità di produrre energia localmente e i sistemi di accumulo potrebbero costare poco, l'avere anche un sistema di accumulo a supporto nella produzione può aiutare tra l'altro sia il singolo sia una piccola comunità. Questo diciamo in un contesto che supera nettamente la situazione attuale, dove abbiamo lo scambio sul posto, dove abbiamo, quindi ci mettiamo, diciamo, anche delle regole che linea di massima impediscono, per esempio, no? La distribuzione su piccole reti dell'energia. Sì, perché diciamo che oggi, e lo stiamo vedendo, ma questo magari è poi un altro discorso, i modelli di business attuali di fatto non consentono uno sviluppo conveniente dei sistemi di accumulo. Ci sono tutta una serie di questioni che di fatto ne bloccano o non rendono conveniente un investimento in sistemi di accumulo. Lo vediamo, no? Chiaramente i sistemi di accumulo li ha fatti fino ad oggi Terna, perché li ha, peraltro progetti pilota, li ha messi in bolletta, li ha acquistati qualcuno sfruttando magari i bandi delle regioni, ma per un aspetto, per una ragione fondamentalmente edonica, uno che aveva il fotovoltaico si è messo anche l'accumulo, ma non perché gli conveniva economicamente, semplicemente perché così un piacere di essere connesso. Esattamente, ma va benissimo, ecco. Però in realtà questo non ci può bastare in un futuro in cui le fonti rinnovabili, e diciamo adesso senza andare a vedere, senza immaginare un sistema elettrico completamente decarbonizzato, limitandoci alla SEN, se questo è un limite, quindi con una penetrazione del 50-55% di fonti rinnovabili nella generazione elettrica, lì si vede chiaramente che senza nuovi sistemi di accumulo il sistema elettrico non si regge. La SEN dice 5 gigawatt, forse magari ne basta qualcuno, forse ne basta anche 4, però comunque non stiamo parlando di poca roba, ecco, anche perché effettivamente lì, se pensiamo all'accumulo, così come lo conosciamo dai libri di scuola, quindi impianti pompaggio, che pure sembra però molto conveniente. No, 7 infatti. 7 gigawatt di potenza, sbaglio. Sì, sì, no, allora quello ce lo teniamo stretto, ne vorremmo fare altri, quindi diciamo ben lungi dal dimenticarselo. Probabilmente non riusciremo a fare tutto pompaggio perché ci sono problemi. Anche sì, ma allora, in Italia in realtà se fa venire qualche idea con paggi marini, così si riesce, però sappiamo la difficoltà, è un'infrastruttura effettivamente impattante sul territorio, e quindi io non mi illudo che, a me Terna dice che tutti questi 4-5 gigawatt di accumulo siano pompaggi, sarà una. Auspicabilmente una parte di pompaggi, però ci saranno anche impianti di accumulo di altro tipo, in questo momento direi accumuli chimico fondamentalmente. E qui effettivamente qua dovremo capire quanta parte di questi sarà distribuito e quant'altra parte invece sarà concentrato. Dove concentrato intendo gestito da un soggetto centrale, da un soggetto che
oggi in Italia Eterna, ha il compito di mantenere il sistema elettrico in equilibrio, quindi ha bisogno di servizi di rete che vengono forniti appunto da apparati gestiti da gestiti da terzi, ma che comunque, o di proprietà di terzi, ma che Terna comanda chiedendo appunto movimentazioni che non sono quelle, diciamo, di cui ha bisogno il singolo per incrementare l'autoconsumo, ma quello di cui ha bisogno il sistema per mantenere appunto il bilanciamento. Su questo tema delle sfide, diciamo delle sfide, prima di chiuderlo e di passare poi invece magari più alla questione della cooperazione, c'è qualcosa che qualcuno vuole aggiungere? Per esempio da Eni non è arrivata la parola idrogeno, non l'ho sentita uscire dalla bocca di Tannoia, visto che qua si è visto, insomma, c'è un discreto sforzo sul tema dell'idrogeno, vorrei capire cosa ne pensate. L'idrogeno è uno dei temi su cui stiamo lavorando, tra l'altro stiamo lavorando su ovviamente sistemi di recupero dell'idrogeno da rinnovabili, anche se noi pensiamo che una forma più efficiente sia quella del metanolo, per cui sempre metanolo da rinnovabili, stiamo seguendo con attenzione tutto il discorso delle celle a combustibile, per cui delle fuel cell a metanolo, oltre che quelle ad idrogeno ovviamente. Il grosso vantaggio tra le due forme, che poi sono sostanzialmente equivalenti, è che mentre il metanolo è liquido e perciò è sostanzialmente utilizzabile in termini di infrastrutture esistenti, l'idrogeno richiede comunque delle pressioni molto alte e perciò comunque richiede un sistema, un rinnovo importante del sistema di distribuzione, e in più ha tutta una serie di rischi intrinseci legati al fatto che comunque va a pressioni superiori ai 250 bar. Perciò l'idrogeno è sicuramente interessante, poi oltretutto, come sapete, è una delle fonti primarie della nostra industria, perché poi alla fin fine noi non facciamo altro che aggiungere idrogeno al carbonio, però comunque sul tema della mobilità in particolare lo seguiamo, siamo interessati, ma siamo più interessati al discorso metanolo. Beh, chiaro, risposta chiarissima, direi. Su questo tema forse qualcosa voleva aggiungere? No, sul tema, diciamo, sulle specifiche direttrici del mi sembra che si tanto e sia nell'intervento di questa mattina presto di Ennio Macchi e poi del Dipartimento, mi sembra che le idee chiare di dove si deve andare c'è, anche con tutta la difficoltà di disegnare scenari, e gli ultimi due interventi hanno chiarito un po' anche da un punto di vista industriale quello che è lo scenario. Naturalmente oggi c'è da capire come intercettare questi scenari, allora su due lati: da un lato quello della formazione, ma abbiamo detto che sulla mi sembra che non vorrei parlare più avanti, specifico. Dall'altro su quello della ricerca. Allora, ieri dicevo che cosa deve fare un'università, ieri per me le parole chiave erano proprio laboratori e capitale umano e relazioni con le imprese, su questo non c'è dubbio e queste saranno le direttrici del futuro. Se devo dire un po' qual è il futuro di un'università che vuole fare ricerca in questi settori, oggi credo che in qualche maniera noi dobbiamo leggere un po' di segnali deboli che si stanno in qualche maniera guardando e dare dei messaggi un po' forti. Cioè, il primo è che c'è questo processo di innovazione, questo processo in qualche maniera che spinge moltissimo la voglia di arrivare a un risultato applicativo, e c'è una sorta di soluzione che tutti in qualche maniera stanno prendendo, questa parola magica dell'open innovation, come se facendo una bella call for idea, una bella hackathon, questo sostituisse le competenze. Ecco, su questo io mi sento di dire con forza, ecco, che il Politecnico vuole rivendicare invece in un mondo in cui la competenza in qualche maniera si sta un po' perdendo, che serve competenza su cui costruire poi in qualche maniera le soluzioni che oggi sono richieste. E su questo secondo me è un messaggio che vogliamo in qualche maniera consolidare.
Naturalmente vogliamo arrivare fino in fondo, quindi ci siamo dotati di tutti quegli strumenti che servono per arrivare dalla ricerca poi all'innovazione e a dare delle risposte ai nostri partner industriali. Per questo ci vogliono, secondo me, sempre più massa critica. Non si può pensare di avere delle risposte con delle piccole dimensioni. Qui in Bovisa noi ci candidiamo a essere un grande distretto di ricerca e di innovazione nel settore. Quindi questo è un posizionamento chiaro, un posizionamento che ogni tanto ci vede anche dover rispondere dei no quando ci chiedono di delocalizzare qualche cosa. In un paese fatto di tanti campanili, tutti vorrebbero il proprio incubatore sotto casa, tutti vorrebbero il proprio co-working nei propri spazi. Col Comune di Milano, con cui c'è un rapporto idilliaco, ogni tanto mi dice: ma c'ho degli spazi in via in fondo, ma perché non mettiamo un incubatore? No, grazie. Noi pensiamo che il nostro ruolo sia per la parte innovazione, per la parte incubazione, per la parte che in qualche maniera si sviluppa, sarà qua in Bovisa, e quindi stiamo sviluppandoci in questa direzione. Naturalmente a fianco a questo abbiamo bisogno quindi di partner internazionali, sia grandi università che ci aiutano ad affrontare il mercato globale. Abbiamo fatto un accordo importante con la Tsinghua University, che è il primo incubatore al mondo, 5.000 start-up, di cui 6 al Nasdaq, permettono a queste idee nostre, che sia un brevetto, che sia una start-up, di presentarsi al mondo. Le imprese, con Giuseppe Tannoia ci siamo proprio incontrati per disegnare anche un processo non soltanto di ricerca, che è consolidato da tanti anni, anche di innovazione. Eravamo deboli sulla finanza, perché non avevamo dei fondi dedicati alla finanza. Cercheremo nel 2018 di chiudere anche quest'ultimo passaggio, in modo da avere qui tutto quello che è necessario per costruire un distretto importante. Altri messaggi che vedo deboli sono... che qualche segnali che voglio buttare sul tavolo è: in Germania ci sono 6 volte i nostri dottorandi. Una qualunque università tecnica che in qualche maniera compete con noi è per 6, e vi assicuro che il numero di docenti sono gli stessi, cioè non è che stiamo pensando che hanno un flusso di... un dottorando costa niente, costa 25.000 euro. Io quel che dico è: se vogliamo fare veramente di questo distretto di innovazione, buttare 100 dottorandi all'anno per i prossimi 3 anni vuol dire ridisegnare le politiche industriali di ricerca, innovazione sull'energia, sulla mobilità e quant'altro. Però bisogna buttarne 100. Oggi si lavora uno a uno, con una, in qualche maniera con una fatica anche da un punto di vista di time consuming di tutti noi, per andare in qualche maniera a segnalare questo. È un mio pallino, me ne dispiacciono. Oggi i dati ci dicono che una nostra laureanda entra nel mercato del lavoro col 10% in meno di stipendio e col 10% in meno di contratti a tempo indeterminato. Anche questo un segnale debole, a cui il Politecnico non vuole dare un messaggio con forza. L'abbiamo lanciata ieri, una piattaforma importante per dare un messaggio, un segnale di che è un valore assoluto le pari opportunità di genere, e anche qui mi aspetto che questo segnale sia raccolto dai nostri partner per andare avanti in qualche maniera in condividere una visione dei valori. Con questi ingredienti, secondo me, quindi con un grande investimento in capitale umano, con un grande valore del talento, sì, ma del talento e delle pari opportunità, con un valore di competenza, quelle sfide, secondo me, sono assolutamente affrontabili. Allora, in qualche modo, Resta ci ha già portato anche sul tema della, diciamo, della cooperazione, dell'apertura, ecco, si parlava di questa open innovation, diciamo, con la I maiuscola e la O minuscola e non viceversa, lei dice, insomma. Basta che sia sulle basi della competenza e non sul caso. Sì, 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 giustamente. Un giocatore d'azzardo mi piace, però ecco, quello lì lo faccio nel mio tempo libero. E poi c'è appunto questo tema molto ampio, abbiamo capito, insomma, il Politecnico di Milano senz'altro è un'eccellenza per il tipo di rapporti che ha con il mondo industriale, però c'è qui, credo veramente interessante, il contributo che ci può dare Ridolfi, perché c'è una dimensione anche del mondo, diciamo, c'è una dimensione della cooperazione che spesso anche a livello di università non viene forse neanche molto considerata, che è la cooperazione allo sviluppo in questo caso, che offre, mi pare di capire,
due opportunità. Da un lato l'opportunità, da un lato deve essere vista come un'opportunità il fatto di andare a aiutare a fare sviluppo, dall'altra ci sono dei fondi che un Politecnico si può portare a casa, no? Se ho ben capito, anche su questa, su questo capitolo, diciamo, dei tanti che maneggia l'Unione Europea. Prego. Grazie, guardi, io sono qui per amicizia, quindi cominciamo a mettere le cose in chiaro. In carta in tavola. Esatto. Perché del Politecnico. Amicizia del Politecnico, che è il mio terzo amore universitario. Il primo, vabbè, l'università sotto casa, la Sapienza a Roma. Nessuno è perfetto. L'MIT, il secondo l'MIT, dove ho fatto la mia tesi di intelligenza artificiale, non so che cosa ce n'ho fatto di quella tesi, ma l'ho fatta. E poi qui il Polimi, grazie a Emanuela Colombo e poi Ferruccio e tutto il Dipartimento di Energia che mi ha accolto come un bambino che ritorna a casa, anche se. Questo lo dico perché l'università è il luogo della cooperazione, cioè nell'università si inventa cooperazione, non allo sviluppo, cooperazione tout court. Cioè l'università partorisce cooperazione con la società. Perché? Perché sforna innovazione, perché sforna cervelli, perché sforna soluzioni. Io vorrei partire dalla frase dell'amico che ha detto: ci stanno 1 miliardo di persone incavolate, o forse peggio, perché non hanno accesso all'energia. Guardate che se noi sviluppiamo l'energia di fusione magnetica facciamo un gran bene a tutti, ma se quelli continuano a stare nel secolo passato e noi andiamo nel secolo futuro, i problemi non diminuiscono, anzi aumentano, perché il problema non viene dato dal grado di raggiungimento della tecnologia e della scienza, ma dal divario tra chi non la tocca, chi non ne beneficia e chi invece ne beneficia tutti i giorni. Saranno ancora più incazzati. Ah, ecco, quella era la parola, sì. Quindi il legame tra energia e sviluppo sostenibile, lo vogliamo definire? Io sono stato chiamato, che facevo l'ambasciatore in Uganda per l'Unione Europea, quindi c'avevo una bella vita, tutto sommato. Mi hanno chiamato, dice: guarda, devi venire a Bruxelles a fare il direttore dello sviluppo sostenibile perché ci serve una strategia sull'energia. Che fino al 2012 non era assolutamente nei libri della cooperazione allo sviluppo europea, non c'era, si faceva agricoltura, si facevano le strade, ma l'energia non si faceva. Quindi voi ci avete 10 anni, auguri. L'energia all'Unione Europea, non l'energia dentro l'Unione Europea, ma l'energia per la cooperazione allo sviluppo. Ecco, noi per inciso, quanti milioni è stato calcolato dal CESE di poveri energetici abbiamo in Europa, no? Questo per dire che il problema peraltro, in totale ce ne abbiamo circa 950 milioni. Se qualche decina, 20 o 30 milioni forse venivano calcolati anche in Europa. Però per dire. Loro l'energia per alimentare il cellulare con accesso a internet ce l'hanno. E quindi emigrano, che sono venuto qua svegliandomi stamattina alle 6, certamente non per parlare di idrogeno e di tutte le belle cose, ma per parlare di migrazione, va bene? Questo è il mio pitch che vi faccio questa mattina. Perché questo divario, che va affrontato con tutta l'intelligenza possibile, è un divario che serve al momento la purpose dell'economia tradizionale. Quindi noi dobbiamo, caro Ferruccio, cambiare un po' i libri di testo della facoltà di economia. Politecnico non ce l'avete, quindi te la cavi facilmente. Se non cambiamo i libri di testo delle facoltà di economia, qui hai voglia a sviluppare, cioè dobbiamo entrare in una logica diversa dell'economia. Però questo forse è troppo ampio. Per rimanere nel campo della cooperazione allo sviluppo, la correlazione tra accesso all'energia moderna, pulita, sostenibile, non ho detto rinnovabile, moderna, pulita e sostenibile, e l'avanzamento socioculturale, personale, biologico dell'essere umano è 0,93. Non mi chiedete chi l'ha calcolata, ma è altissima. Cioè dire, agricoltura è importante, le strade sono importanti, la sanità è importante, l'educazione è importante, la governance nei nostri rapporti di cooperazione è importante, ma se non c'è l'energia non c'è assolutamente niente.
Infatti, molto del problema, diciamo, diplomatico di relazioni politiche tra l'Africa e l'Europa è un problema di linguaggio, in cui c'è ancora l'idea di portare tecnologie di seconda mano in Africa, di portare i trattori che non si vendono più in Europa e così via. Dobbiamo, i leader africani dicono no, io voglio stare nell'industria 4.0, 5.0, non so dove siamo arrivati. Non vogliono fare l'industria 1.0, e quindi il carbone eccetera. Pur tuttavia molti paesi rivendicano il loro diritto di scegliere di andare nel carbone. Dice io o ho il carbone o niente, preferisco il carbone. E allora là devi avere degli argomenti importanti, e quindi gli argomenti sono per me gli investimenti. Siccome poi quello che ho sviluppato a Bruxelles è un grande castello di ingegneria finanziaria che aiuta con i soldi dei contribuenti a dare delle garanzie per investire laddove nessuno investirebbe. Non so se vi quadro il concetto. In Repubblica Centrafricana chi di voi investirebbe 100 euro? In South Sudan, in Somalia, in Central African Republic, ecco, in Congo Brazza. Allora, però se non si investe in questi paesi, i conflitti, le tensioni, la migrazione origina tutta da là. Allora bisogna investire. Investire cominciando dai privati che sono là, investire nelle attività di trasformazione che richiedono energia. Studiare a scuola, abbiamo fatto una correlazione, questa l'ho fatta fare io, quindi ne sono consapevole, tra i risultati scolastici in Africa con o senza accesso all'illuminazione serale per studiare sui libri. Enorme differenza. Correlazione ovviamente agli ospedali, per non parlare degli ospedali. Ci sono delle plant, perché non è centrale, ma plant, fatte di ghiaccio, per la produzione di ghiaccio, finanziate dalla Banca Mondiale, che sono state finanziate 5 anni fa con dei generatori diesel. Tu li spareresti dove si trovano. Difatti queste centrali non funzionano, queste plants, ma il ghiaccio è fondamentale perché in queste isole del Lago Vittoria tu peschi il pesce, lo metti nel ghiaccio, lo trasporti e ti dura 3 giorni e non 2 e non 1. E quindi è fondamentale allo sviluppo dell'economia. Dopo parliamo della sostenibile, però dello sviluppo dell'economia, quindi dell'avanzamento sociale, culturale ed economico. Quindi questa drammaticità di non avere accesso all'energia ha delle ripercussioni formidabili. 3 anni fa abbiamo spinto un progetto ad Agadez, voi sapete, in Niger è un po' un crocicchio di tutte le piste migratorie, e c'era da fare una centrale ad Agadez che servisse delle attività economiche di filtro, perché molta gente che arriva ad Agadez forse ci si ferma ad Agadez, e difatti la centrale è servita ad arrestare questi flussi. Con molta soddisfazione dei nostri leader politici che sono andati là, una centrale elettrica, ibrida, perché tutta solare non gli si faceva, però un ibrido al 20% di diesel con 80% di solare è accettabile, no? Per andare avanti. Quindi l'accesso a queste, le mini grid in Africa, questi 800, 900, 1 miliardo che non hanno accesso all'energia, dove stanno la maggior parte? Dove stanno? Dove le reti di distribuzione non ci stanno là. Quindi che andiamo cercando? E ci andranno tra 25 anni, perché vi dico che sulle reti di trasmissione e di distribuzione non c'è nessuno che vuole investire. Pieno di miliardi per investire nella generazione, ma pochi per fare le distribuzioni e la trasmissione. Allora lì i soldi pubblici devono andare, ma certi paesi sono indebitati fino a qua, non ci arrivano, e allora ecco che questo piano di investimenti esterno dell'Unione, qualcuno l'ha ribattezzato Piano Africa, che io mi pregio di aver contribuito a creare, offre delle garanzie che rimpiazzano la garanzia sovrana del governo del Benin, che dice io ti assicuro di comprare l'energia che tu mi generi per i prossimi 25 anni. Ecco, il governo del Burundi non è in grado di garantire questo a un investitore privato che i soldi li trova anche abbastanza in modo economico, e quindi l'Unione Europea arriva con una garanzia che dice quella garanzia del governo del Burundi te la do io. E allora là abbiamo aperto per la generazione, però il problema della distribuzione e trasmissione ancora resta, perché quello è sovrano, è pubblico, eccetera, eccetera.
concludo per il momento. Volevo capire l'entità in questo momento dell'intervento europeo. Esatto. Ecco, l'intervento europeo al momento, su questo capitolo, su quante risorse io nel 2013 quando ho fatto questa strategia energia, perché ora vi devo sapere che non sono alla Commissione, sono alla FAO a Roma, non vi preoccupate, sono sempre un ingegnere, però alla FAO cerco di applicare questi SDG, questi obiettivi dello sviluppo sostenibile. E difatti alla FAO, siccome ha a che fare con l'ambiente, con la terra, con le foreste, con i mari, i fiumi, eccetera, c'è molto da fare su quello, in pratica, cosa che mi ero un po' stufato di non fare a Bruxelles, laddove invece si fanno le cose un po' più. 3,5 miliardi di grants dei contribuenti europei a disposizione del leveraging, cioè dell'effetto blending, sì, sì, per fare investimenti in energia. Questa è la dotazione fino al 2020. Di solito hanno un effetto moltiplicativo, no? Questi del 22 volte. Cioè un euro del contribuente, un euro che voi pagate e che va alla Commissione europea, e di questo euro che va all'azione esterna, questo euro genera 22, diciamo 15, la garanzia che è ne stata... Ne assicura 15 di investimenti, 15 tra investimenti sul terreno. Un aspetto importante di questa correlazione tra energia e sviluppo è il fatto che l'energia genera, per esempio nella mini grid, che è un po' un pallino che abbiamo tutti, è la mini grid off grid, perché quella poi dopo va integrata con la grid in 5-10 anni, però bisogna partire da quella, perché l'home system, ci sono della gente che ha fatto tanti soldi in Africa vendendo le lampade solari di 20 watt. Ora, offrire 20 watt a una famiglia di 5 persone per me è un insulto. Se gli vuoi offrire una dotazione energetica, dagli 200, i 300, i 400 watt che ti danno quelle 7-8 appliances che non ci stanno, quindi c'è un business da generare intorno a questo, che poi creano. Se tu fai la mini grid c'è anche la possibilità di attività economiche che consumano 1, 2, 3 kilowatt, le quali attività economiche pagano per il householding che non ha i soldi per la tariffa. Ecco. Questo è un po' quello che si è stabilito a quel momento. Poi parliamo dei soldi. Cioè ecco, no, io volevo capire il rapporto tra ricerca e sviluppo. Ecco, e anche quale può essere poi, vogliamo in questa partita qua, qual è il ruolo. Allora, restiamo un attimo, poi veniamo alla parte fondi che magari possiamo anche trattare, sì, insieme. Vorrei capire dal suo punto di vista il ruolo del Politecnico di Milano in questa partita di portare fondamentale, fondamentale, perché al momento noi abbiamo bisogno, anche per esempio in questo aumento dei dottorandi, vi dirò Horizon 2020, finisce nel 2020, Horizon 2027 sarà molto più esterna all'Unione Europea che non interna. Perché? Proprio perché i continenti, le relazioni tra i vari i popoli si fanno con uno sviluppo armonico e armonioso, quindi la ricerca sarà sempre di più proiettata verso l'esterno. Per questo da oggi vi invito a mettere in palio 10 dottorandi che vanno giù in Africa. Ah, in Africa a fare che? A fare tecnologie di punta per soluzioni che sono diverse da quelle che abbiamo qua, ma che comunque richiedono le migliori intelligenze. Questo mi sembra quello che possiamo proporre. Anzi, se ne potrebbero mandare qualcuno in FAO ad aiutarmi a fare questo discorso sugli SDGs. Io pensavo di acquisirli, mi sto perdendo. No, Ferruccio. Sono svegliato alle 6 stamattina. Viene a batter cassa, giustamente. No, cosa vuole... Glieli dà. Il 10% di tutti i dottorandi che recuperiamo oggi saranno in Africa, non c'è più. Per di più però. Perché il dottorando, certo, il dottorando, Ferruccio, crea anche un ponte umano, cioè un bridge, no, certo, umano, di un bond di relazioni. Il giovane brillante entusiasta che va e sta un anno o due in Uganda, in Kenya, in Ghana, eccetera, crea dei ponti, delle relazioni, poi dopo si mette in proprio, si fa la sua company e quindi la company crea sviluppo, crea relazioni economiche. Io credo che questo sia un po' nel novero della diplomazia. Certo che diciamo una cosa, tra
siamo passati, una volta si diceva no, non dategli pesci, dategli la canna da pesca, questo addirittura gli vuole mandare dottorandi, ammazza. Beh, comunque insomma c'è un salto di qualità indubbiamente, diciamo, siamo passati dal pesce alla canna da pesca al dottorando, questa è la sequenza logica. Allora, Gallanti, adesso vediamo, perché poi su questo tema ci sono anche eventualmente delle risorse che il Politecnico può andare a prendere, però prima chiediamo, io direi di passare la parola a Massimo Gallanti, invece come rappresentante del programma Horizon 2020, Secure, Clean and Efficient Energy, sì. Che cosa ci allora, vuoi dire? Innanzitutto vi porto i saluti del professor Basosi, che è il rappresentante italiano nel programma Horizon 2020 Configurazione Energia. Il professor Basosi mi ha dato anche qualche slide da presentare che passerei velocemente, sono non più di 7-8 se riusciamo, quindi vi giuro che non vi allungo i tempi per il pranzo, però possono essere utili visto che c'è qualche numero. Ecco qui, perfetto. Parte. Mi sa che ha preso, però deve puntarlo qua. Ah, devo. Comanda. Ci siamo. Sì. Sì, sì. Sì, allora, come dicevo, io sono a supporto del professor Basosi, che ha costituito un gruppo di persone che lo aiutano nel portare avanti quelle che sono le istanze nazionali nell'ambito di Horizon 2020, configurazione energia. Ora vi direi andiamo direttamente su quelli che sono, per le cose che abbiamo già dette, le priorità. Ah, arriviamo ai dindi, che è la cosa. Questo diciamo è ormai dovrebbe essere una chart nota per chi opera, e stamattina abbiamo sentito parlare a lungo nel campo dell'energia, poi vedremo anche qualche numero. Vedete appunto che la parte energia è nell'ambito della pillar associata alla challenges, quindi diciamo da un lato ci sono le tecnologie industriali, l'ICT, le nanotecnologie, i materiali, dall'altro ci sono i settori dove queste tecnologie di base vanno poi ad impattare, e tra queste l'energy che appunto complessivamente ha 7 miliardi, poi si declina in secure, clean and efficient energy, che sono altri tre pilastri che vengono affrontati nel programma Horizon 2020. Quali sono le aree tematiche? Il programma dura 7 anni, ci sono programmi, war programs che hanno durata biennale, quindi a volte da un biennio all'altro cambiano, però insomma possono essere rappresentate in queste 4 aree principali che partono dall'efficienza energetica per andare sui renewable, includendo anche biofuels, i sistemi energetici, cioè l'insieme praticamente, cioè l'energia sistema, tutto quello che serve poi per mettere insieme produzione e consumo, incluse le smart cities o comunque i contesti dove si fa un uso importante di energia e dove si vuole combinare consumo con produzione ai fini di aumentare l'efficienza. E inoltre l'ultimo passaggio è la decarbonizzazione dei combustibili fossili. Poi abbiamo una serie di tecnologie trasversali, cross-cutting technologies, e altri aspetti tipo socio-economico, regolatorio e quant'altro, che in qualche modo attraversano le tematiche principali. Interessante vedere che tre temi, renewable, energy system e decarbonizing fossil fuels, vengono spesso identificati come low carbon energy, quindi tecnologie che mirano in generale a decarbonizzare l'energia, non a metterla a zero, però in sostanza a via via decrescerne il contenuto carbonico. Come è strutturato Horizon? Come dicevo, ci sono 3 fasi, noi oggi siamo nella terza fase, la terza fase che praticamente raggruppa il triennio 18-20, e su questa fase quindi abbiamo già attivi i progetti che sono stati avviati nelle 2 fasi precedenti, la fase 2014-15-17, e ora ci sono le call del 2018, e gli anni a venire avranno le call del 2019 e del 2020. Il budget, interessante notare che il budget energia è progressivamente aumentato in questi anni, a testimonianza del fatto che l'energia sta assumendo un ruolo via via
più rilevante e diciamo dalle informazioni che si hanno pare che anche per il prossimo programma quadro ci sarà diciamo un aumento degli stanziamenti nel contesto nel settore dell'energia. Qua qualche numero delle partecipazioni italiane. Come vedete noi non siamo messi male, questo in termini di partecipanti, siamo sempre tra il terzo e il quarto posto, abbiamo davanti la Germania, la Spagna che è molto efficiente, devo dire, lavorano molto bene a livello anche di sistema. Sono la metà di noi. Ci siamo noi, vedete in blu ci sono le soggetti che hanno presentato proposte, in rosso quelli che hanno poi avuto il progetto approvato. Ecco, interessante notare che c'è stato un incremento delle performance nazionali dal 2014 ad oggi, questo probabilmente grazie a una consapevolezza che l'importanza dei fondi europei, teniamo presente che chi opera nella ricerca lo sa, i fondi della ricerca vengono prevalentemente dall'Europa, i fondi nazionali o regionali ci sono ma sono a complemento anche in termini di quantità, quindi progressivamente. Spesso vengono anche quelli dall'Europa, anche quelli regionali. Magari gestiti. Sì, arrivano, però in quel caso sono riservati a un contesto. Se posso permettermi, guardate una battuta, ma il fatto che la Spagna e l'Italia siano lì vicini in questa partita, spesso si vedono Spagna e Italia affiancati in classifiche di natura europea, anche perché è lì che vanno a prendere le risorse oggi questi paesi. Certo. Se prendiamo, per dirne una, la famosa il patto dei sindaci, questa iniziativa che è stata fatta, su 10.000 sindaci che hanno aderito, tipo 4.000 erano italiani, 4.000 spagnoli e tutti del resto d'Europa erano gli altri 2.000. Ecco, per dare qualche numero. Questo vuol dire che siamo però bravi, perché qua non te li mentre il patto dei sindaci te lo regalano l'adesione, qua te la devi guadagnare, portare a casa un risultato genere. Lo vediamo qua anche in termini di contributi, noi siamo al quarto posto insieme alla Spagna, c'è la Germania che è sempre relativamente al settore, alla challenge energy, no? Quindi poi probabilmente vedrete altri numeri che raccolgono tutte le challenge, però nel challenge energy siamo al quarto posto, ce la giochiamo appunto con il Regno Unito, la Spagna, mentre la Germania è un po' più su di noi. Per cui tutto sommato l'impegno c'è, vedete molti soggetti, molte soggetti, quindi industriali, università, centri di ricerca, partecipano anche pubbliche amministrazioni e alla fine portiamo a casa un risultato che tutto sommato è onorevole. Qua vediamo quelli che sono i soggetti che hanno avuto più riconoscimenti, più hanno portato a casa più soldi, per dirlo in modo più netto. Vedete anche appena dietro a Eni. Ecco, vedete subito dietro c'è il Politecnico, appunto non lo vedevo da qui, al quarto posto. Vedete poi appunto i Politecnici, c'è il Politecnico di Torino, c'è l'Università di Bologna, poi ci sono i centri di ricerca, CNR, NEA, c'è anche RSE di cui mi onoro di far parte. Quindi in sostanza tutti i soggetti che operano nel settore dell'energia e nel settore della ricerca ovviamente sono rappresentati anche nell'ambito del Power. Giusto per quindi questo è come è andata fino adesso. Le focus areas del programma 2018-2020 declinano in modo un po' più dettagliato quelle quattro tematiche che vi ho mostrato in precedenza. Vedete ancora energy efficiency, vedete la global leadership renewables. Poi la parte sistema è declinata nella parte consumers, smart and clean energy for consumers, quindi qualcosa che si rivolge direttamente ai consumatori e anche alle smart cities. Inoltre c'è la parte invece di energy systems, che tra l'altro ha anche un apporto rilevante in termini di contributo, che è il sistema energetico in tutte le sue declinazioni e con la correlazione stretta tra domanda e offerta. E poi abbiamo ancora una volta la parte di decarbonizzazione dei combustibili fossili, dove questa volta compare anche il termine CCU, Carbon Capture and Usage, che supera il CCS di cui si parlava solo fino a qualche anno fa, e poi abbiamo le tecnologie trasversali. Quindi vedete, ci ritroviamo in quelle quattro tematiche un po' più dettagliate.
questa è l'ultima slide, due parole su come noi operiamo come piccolo gruppo a supporto del rappresentante nazionale. Ecco, diciamo, questa è anche così un po' una, poi una richiesta ad avere la, diciamo una vostra, armi, sì, un vostro supporto. Nel senso che quello che si vede è che le nazioni, diciamo, più presenti in ambito europeo sono in grado di soprattutto influenzare il modo in cui i programmi vengono scritti, le tematiche. Nel senso che quando viene portata una tematica, si capisce che c'è dietro un interesse da parte dello Stato che la propone, che si esplica spesso in un'unione tra soggetti di ricerca che operano su quelle tematiche e l'industria che poi è in grado di sfruttare la tematica, i risultati della ricerca, che fa sì che diciamo, una volta che la tematica è presente nel loro programma, ci possa essere un campione nazionale, fatto dal raggruppamento appunto di aziende nazionali, che applica su quella tematica e se porta a casa il progetto, come spesso accade, poi dà, diciamo, garantisce questo finanziamento che ne ricava, una ricaduta che parte dalla ricerca e nei casi migliori arriva fino allo sviluppo, quindi all'innovazione. Ecco, in tutto questo noi italiani dobbiamo ancora imparare qualcosa, quindi possiamo fare meglio. Prima di tutto presentarsi, vero, a questi tavoli, prima di tutto? Sì, allora, diciamo che abbiamo imparato molto nel fare le proposte, perché come vedete un tempo probabilmente le proposte non venivano fatte, adesso ne facciamo tante, anche come percentuale di successo abbiamo migliorato, però ci muoviamo ancora in ordine sparso. Secondo me si tratta di fare uno sforzo per, diciamo, capire quelle che sono le tematiche che ci interessano veramente, fare in modo che queste tematiche abbiano giusto spazio nei World Program che vengono presentati. Oggi i World Program sono, diciamo, definiti come sempre dalla Commissione, che sente gli stakeholders, ma poi gli Stati membri hanno la possibilità di intervenire per plasmare questo World Program secondo gli interessi degli Stati membri. Ecco, avere questa indicazione, dove l'interesse non è solo quella della singola università, ma, come dicevo, di una campione nazionale che io vedo come, diciamo, chi sfrutterà il risultato della ricerca insieme con chi porta avanti la ricerca, quindi un connubio tra diciamo, industria, centri di ricerca e università. Ecco, avere questo input è fondamentale, solo in questo modo l'attività che svolge il rappresentante nazionale a Bruxelles è veramente efficace. E in questo, cioè questo, diciamo, non è facilissimo da costruire, altri paesi hanno strutture apposite a livello ministeriale, come vedete invece da noi ci si muove, diciamo, identificando soggetti che vengono normalmente all'università e che poi devono mettersi, diciamo, all'opera per creare questa rete, quindi questo, diciamo, non aiuta, però, diciamo, è un punto dove dobbiamo migliorare e quindi l'auspicio mio, il professor Basosi, qui appunto vi porto i saluti, è che si possa già in quest'ultima parte della Horizon 2020 e soprattutto nel nuovo programma che verrà, che come dicevo avrà per l'energia uno spazio ancora maggiore, costituire questa, diciamo, questo supporto. Però nazionale. Appunto concretamente cosa stiamo parlando? Di essere presenti ai tavoli? Io sento da anni questa tematica di una spesso assenza dell'Italia nei tavoli, anche dove si prendono delle decisioni tecniche che però non sono mai solo tecniche, appunto, no? Sono decisioni tecniche che però fanno sì che poi di avvantaggiare o svantaggiare, diciamo, di fare in modo che ci siano più vantaggi o meno per soggetti di natura diversa alla fine. Diciamo, ai tavoli a Bruxelles ci si muove, diciamo, in due modi. Ci sono gli stakeholders, pensiamo a una situazione di categoria, che danno i loro input. Pensiamo, non so, all'energia dal mare, ci sono le associazioni, oppure, non so, alla cogenerazione, associazioni che si muovono e danno gli input, però poi a livello di associazioni ci sono anche lì i vari relazioni di forza, quindi non è detto che l'associazione di categoria porti avanti gli obiettivi di tutta. Possiamo fare un esempio banale? Quindi,
L'eolico nel mare nel nord è una cosa completamente diversa da quella del Mediterraneo, perché le condizioni sono completamente diverse. Se i fondi finiscono tutti in pale eoliche di 200 metri da 7 megawatt a bassa profondità, noi non ne portiamo a casa un euro. È questo, capisci? Che dico. Allora, se diciamo l'associazione di categoria dice benissimo, investiamo in eolico perché l'eolico è importante, previste crescite diciamo a tripla cifra, e quindi lì dobbiamo investire. È poi necessario che a livello paese si dica: guarda, non investire soltanto nell'eolico a bassa, ma investisci anche, investiamo anche nell'eolico offshore, floating e quant'altro, perché per questo è importante. E questo ha fatto a livello di stati membri che operano in quella tecnologia. Certo che se abbiamo una tecnologia, se abbiamo delle competenze, questo è più facile. Se invece lasciato così il singolo, non sempre si riesce. Voleva aggiungere qualcosa, Ridolfi, su questo tema, ho visto che... Volevo rinforzare quello, certo. Vedendolo da dove l'ho visto io, e cioè dalla parte della Commissione Europea, tu vedi praticamente uno spettacolo in cui ci sono degli attori che vengono al tavolo preparati con qualcosa che succede nel terreno, cioè con delle strutture che sono pronte ed attive ad operare, ed altri che vengono al tavolo semplicemente con delle idee più o meno valide. L'esempio, da una parte, quelle disorganizzate. Diciamo che c'è una struttura, ci vuole una struttura dietro. Vi faccio l'esempio: nel blending, cioè i denari che sono erogati dalla Commissione per sostenere i prestiti delle banche di sviluppo, questi denari vengono ad incidere nel conto profitti e perdite delle banche di sviluppo. Quindi negli ultimi 5 anni la banca di sviluppo tedesca, KfW, ha avuto 500 milioni di euro dalla Commissione Europea. La banca di sviluppo francese, Agence Française, ha avuto 220 milioni di euro. La Banca Europea degli Investimenti, europea, 250. L'Italia ha avuto 8 milioni. Quindi, e Lussemburgo 16. Lussemburgo 16. Questo è un esempio. GIZ, che è l'organismo tecnico che propaga l'uso delle tecnologie in energia nella cooperazione allo sviluppo, GIZ è l'agenzia tecnica per lo sviluppo in Germania. Sapete quanti dipendenti ha sparsi in tutti i paesi del mondo? 19.000. La Commissione Europea ne ha 3.000. Quando io ero direttore chiedevo chi può fare questo progetto, dice: ah, è solo GIZ lo può fare. Il Nexus Water Energy Food, tanto interessante per tanti aspetti, io chiedevo: voglio qualcuno che mi faccia un progetto con questi obiettivi, con queste, che rispondono alle policy. Ah, ma questa cosa qui la può fare solo il GIZ. E io cercavo di rifiutare la risposta, no? Che veniva dai nostri, cioè, quindi c'è un sentimento di rassegnazione alla fine che entra, e questo sentimento di rassegnazione fa in modo tale che la prossima strategia non la disegna qualcuno, ma qualcun altro. Brevissimamente, ecco, perché io chiedevo, il Politecnico che fa in questa partita, cosa può fare? Poi adesso a voi, insomma, no, prima Gallanti, sì. E poi adesso arrivo a voi un commento, allora, su quanto è venuto fuori. Io ho fatto una richiesta d'aiuto, però giustamente concretamente non hai detto cosa vuol dire. Allora, dico, come agiamo noi oggi nell'ambito di questo gruppo a supporto del rappresentante nazionale? Abbiamo costituito a Roma, presso il Ministero Sviluppo Economico e del MIUR, questo gruppo che periodicamente coinvolge gli stakeholder che sono dichiarati interessati. Abbiamo una lista, circa una cinquantina di stakeholder, che chiamiamo ogni 2 o 3 volte l'anno, in sostanza, ogni 6 mesi, 4 mesi, secondo i momenti, per avere degli input. Questo, diciamo, in passato si era fatto, ma non in modo così istituzionalizzato. Era, diciamo, contatti che il rappresentante aveva con i singoli. Questo, diciamo, quindi un primo passo. Si potrebbe fare meglio, l'auspicio sarebbe avere qualcosa di permanente, però comunque la modalità è questa: avere un luogo dove gli stakeholder, quindi i soggetti industriali, l'università, i centri di ricerca si riuniscono, individuano temi rilevanti e su questi temi dicono qual è l'interesse nostro. Quindi, non so, biocombustibili, biofuels, sapere che c'è dietro, diciamo, un soggetto che crede in questa e che è interessato, diciamo, ad entrare nell'ambito dei fondi europei per usare quegli strumenti per finanziare parte della propria ricerca, è importante, perché
appunto in questo caso il campione nazionale potrebbe essere ENI, insieme alle università che però lavorano. Però sul metanolo e magari meno su altre cose. E quindi l'abbiamo fatto nel settore, l'abbiamo fatto nel settore delle reti, dove Terna ci ha detto ma noi siamo interessati ad un progetto in cui diciamo si possa sperimentare in pratica la gestione della domanda. È stato predisposto una topic che avesse questi temi tra quelli salienti, ed è stato creato, abbiamo dato una mano a un consorzio, il consorzio poi si è presentato e le valutazioni vengono fatte a soggetti esterni, in questo caso è stato, certo. Ecco, quindi queste sono le modalità. Se riusciamo a creare diciamo questo canale, forse riusciamo anche ad aumentare le nostre prestazioni. Un commento resta, insomma, hanno chiamato. Allora, il Politecnico, d'aiuto. No, allora, il Politecnico il suo contributo lo fa. Allora, ho riportato questa, sono tornato indietro di 3 slide rispetto alla tua presentazione, perché comunque oggi noi sappiamo che i finanziamenti della Commissione sono un asset importante per la nostra attività di ricerca. Naturalmente dopo ci si domanda se si può fare di più, come essere più presenti al tavolo. La presenza al tavolo è veramente, anch'io ero giovane ricercatore quando si diceva bisognava essere lì. Il perché non è una, secondo me, solo un problema di numerosità e presenza al tavolo. Noi ci arriviamo senza una politica industriale del paese. Cioè, quindi l'assenza di una politica industriale del paese in qualche maniera determina. Si parte da lì però, cioè nel senso che in qualche maniera sarebbe troppo semplice lamentarsi dell'assenza di una politica universitaria. Proviamo a fare un passo avanti, diciamo, partendo dall'assenza di una politica industriale. A questo punto vengono in cascata anche una serie di altre di indebolimenti di quelli che sono i messaggi che in qualche maniera andiamo a dare a livello comunitario. Ed è un po' quello che viviamo anche lì a livello universitario, cioè noi in qualche maniera diamo compito a tutte le università, qui adesso ce ne sono rappresentate solo 3, ma se noi andiamo avanti arriviamo a 80, di fare tutti la stessa cosa, cioè si chiede all'università di fare l'alta formazione, si chiede all'università di fare formazione professionale, si chiede all'università di fare ricerca di base, si chiede all'università di fare ricerca applicata, di fare innovazione e trasferimento tecnologico, poi oggi una terza missione sempre più votata al sociale, indipendentemente da quello che è il DNA dell'università, indipendentemente da quello dov'è l'università, che forze ha, che relazioni ha, che territorio ha. Allora, fin quando l'università, la singola università, parlo di questo che conosco di più, come se fosse un'impresa, non decide qual è il suo posizionamento, non riuscirà mai a essere in qualche maniera un valore per quel suo posizionamento. L'Ateneo nostro ce l'ha questo suo posizionamento, l'ho già citato inizialmente. Dopodiché bisogna avere il coraggio di scegliere, il coraggio di dire, beh, magari mando su qualcuno che ha deciso che nel suo posizionamento quello è, cioè per l'amor di Dio, se questi sono i dati sull'energia, mandiamo qualcuno che rappresenta i primi 4 come attori capaci di intercettare finanziamenti a parlare degli sviluppi di energia. E magari non li mandiamo a parlare di mobilità perché non riescono a intercettare la mobilità o le costruzioni, l'urbanistica o l'architettura o la chimica. Quindi abbiamo dei punti di forza, valorizziamoli se questi punti di forza hanno deciso che quello è il loro posizionamento. Secondo me questo è soltanto il trucco che in qualche maniera si deve... Lato università, purtroppo io sono estremamente poco ottimista, nel senso che noi cerchiamo sempre comunque di trovare un modello di condivisione, ripartizione di risorse, divisione, cioè, che sia sostanzialmente, che riesca a cogliere tutti. Allora, quando cerco di cogliere tutti, sto chiaramente non cogliendo nessuno e naturalmente tirando l'asticella verso il basso. Io cambierei argomento, a meno che lei non voglia aggiungere proprio, insomma, se ha qualcosa da aggiungere Tannone su quest'ultimo tema, perché comunque voi siete una realtà, diciamo, influente, comunque che conta, e non so se percepite anche voi questo problema, se ne avete una percezione diretta.
Ma io volevo fare una serie di commenti sui vari argomenti che sono emersi. Innanzitutto la nostra politica in termini di ricerca è una politica del fare, per cui mi è piaciuto molto l'intervento del rettore precedentemente. Noi nell'eterna discussione tra comprare tra virgolette le tecnologie o impegnarci, sporcarci le mani per farle, ecco, noi lavoriamo per fare, per cui siamo aperti all'open innovation, siamo aperti ovviamente alle nuove idee, continuiamo a monitorare il panorama, però quello che dico è che noi, lavorando assieme anche alle università e quant'altro, costruiamo competenza, e costruendo competenza diventiamo sempre più efficaci ed operativi. E tra l'altro, da questo punto di vista, noi abbiamo più di 220 collaborazioni con università in giro per il mondo, abbiamo accordi con più di 50, io direi delle più grandi istituzioni universitarie accademiche mondiali. Stiamo lavorando in questo momento a costruire una rete di accordi quadro che diventano sempre più anche degli accordi strategici con i principali attori internazionali ed italiani, per cui abbiamo un accordo quadro con MIT, cioè abbiamo con Stanford, col Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, l'Università di Napoli, l'Università di Bologna, e stiamo aprendo sempre più questa rete per creare veramente un rapporto strategico, per cui per avere indirizzi dal mondo universitario, per dare indirizzi al mondo universitario e per lavorare assieme. E devo dire che da questo punto di vista il mondo universitario italiano non è, secondo me, secondo nessuno a livello europeo e mondiale, per quello che è la nostra esperienza e per quello che è il campo dell'energia, per cui noi troviamo nel mondo universitario, nell'Accademia italiana, delle grandi risposte. Poi ne parliamo. Allora, poi volevo dire, scusate se sono un po' più lungo, ma allora, due o tre flash. La prima cosa che è venuta fuori è il costo della magnetic fusion. Allora, la magnetic fusion, quando verrà fatta, avrà un costo che è inferiore per kilowattora, che è inferiore al costo attuale del gas, per cui si colloca tra il carbone e il gas. Probabilmente riuscirà ad essere anche inferiore al carbone, per una semplice ragione, e la ragione è che la materia prima della magnetic fusion non costa niente, per cui uno si porta avanti. E poi oltretutto, come tutti sapete, non ha problemi emissivi, non ha problemi di scorie, eccetera eccetera. Perciò, diciamo, è un grande sogno, speriamo di portarlo a casa. È un sogno che si affiancherà alle rinnovabili e si affiancherà alle altre forme di energia. Poi, per quanto riguarda l'Africa, io ho passato 15 anni in Africa, per cui non sono un esperto mondiale, però diciamo ho vissuto tanti paesi, i miei figli sono nati in Africa, perciò voglio dire. Allora, noi in Africa, io sono pienamente allineato con quello che è stato detto fino ad ora, cioè sostanzialmente il modello per dare energia in Africa è un modello che deve, secondo me, superare anche quelli che sono gli attuali modelli tipici dei nostri paesi. Il discorso delle reti è un discorso importantissimo. Noi stiamo lavorando tantissimo, ad esempio, sul nuovo fotovoltaico, per cui quello che noi abbiamo chiamato come programma Beyond Silicon, si dice, Perego, giusto, perché mi correggono sempre, Beyond Silicon, per cui noi stiamo lavorando sull'organico flessibile leggerissimo, che è 100 volte più performante dell'organico, del fotovoltaico a silicio se lo confrontiamo in termini di peso. E questo sistema, secondo noi, è un sistema facilmente trasportabile, facilmente installabile, collegato con tutto il sistema degli storage. Noi sugli storage stiamo lavorando, sia sugli storage termici associati al CSP, che invece gli storage a flusso, che potrebbero essere ottimali per dei microgrid, perché sono più semplici da utilizzare, meno complessi, più resistenti. Perciò stiamo lavorando e stiamo facendo, cercando di fare tanto da quel punto di vista. Però abbiamo anche fatto tanto,
Cioè Eni, al di là del fatto che comunque è il primo paese investitore in Africa, investe in Africa dal 1953, è la società che in questo momento dà più energia a tutta l'Africa. Noi diamo energia e abbiamo scelto in tempi non sospetti di utilizzare parte del gas che noi producevamo per produrre energia in paesi dove al tempo, come diceva lei, non c'era nessuno che ti diceva o che ti dava la sicurezza di avere indietro i tuoi soldi. Per cui noi abbiamo completamente dato energia a tutta la Libia, abbiamo dato energia a tutto l'Egitto o a buona parte dell'Egitto, diamo energia a buona parte della Nigeria, diamo energia al Congo, stiamo dando energia al Ghana, diamo energia al Mozambico, daremo energia al Mozambico. Cioè sono paesi dove noi comunque stiamo investendo e facendo tantissimo. Chiaramente vabbè, siamo una piccola società e non è che possiamo risolvere i problemi del mondo, però voglio dire, ci diamo da fare, ecco, da questo punto di vista ci tenevo molto a precisare questa cosa. E in questo discorso, e finisco, grazie. E in questo discorso stiamo anche lavorando con le università e anche con il Politecnico, con la dottoressa Colombo, anche per il discorso dei dottorandi in Africa. Perciò ci stiamo lavorando, stiamo costruendo una rete di, abbiamo già costruito una rete di premi che comunque porta giovani talenti dall'Africa in Italia, e stiamo lavorando adesso per costruire un centro di sostanzialmente di innovazione tecnologica in Africa, dove porteremo i nostri dottorandi o dove comunque cercheremo di sviluppare tecnologia in loco. Per cui diciamo, oltre che la canna da pesca, i dottorandi, direi anche i pescherecci a questo punto, per seguire l'idea. Grazie. Grazie. Brevissimo. Io veramente sono contento di quello che ho sentito, perché questi sviluppi sul fotovoltaico organico Beyond Silicon e soprattutto direi sullo storage, cioè soluzioni sullo storage, diventano cruciali per lo sviluppo. Questo aspetto dell'innovazione applicata allo sviluppo per me va spinto molto molto. Io ho sentito che a Roma vorrebbero organizzare il prossimo anno una specie di Exco, cioè una specie di Expo per la cooperazione, tutto basato sull'innovazione, e questo potrebbe dare il segnale un pochino dall'Italia di una cosa nuova, perché affrontare il tema dell'innovazione applicata in FAO, per esempio sull'agricoltura, stiamo sviluppando un sistema per fare l'accesso all'innovazione che si sviluppa nei centri di ricerca, ma che però deve essere ricercato il come trasferirla in modo efficiente e valorizzando tutte le risorse. Dunque, mi piacerebbe adesso, negli ultimi diciamo quarto d'ora, in realtà forse anche meno di quanto non avessi programmato, ma cercare di capire quale deve essere la figura dell'ingegnere in futuro, quali devono essere le competenze, ma anche quali forse devono essere, non so, con che cosa, che impasto deve essere di competenze, perché è ovvio che ci devono essere delle competenze tecniche, e su queste non c'è dubbio che il Politecnico sia anche in grado di darle, ma forse se pensiamo alla dimensione da una parte dello sviluppo, a quella della cooperazione, e anche al modo in cui cambiano i rapporti tra università e industria, forse diciamo abbiamo bisogno anche di un impasto leggermente diverso rispetto al passato, oppure no, non lo so, ecco, vorrei capire a partire da Resta come vedete questo aspetto. Allora, proviamo prima a bloccare un punto fermo e poi dopo andiamo sul futuro. Allora, io mi occupo di veicoli, mi occupo di mobilità da una vita. Quando mi sono laureato, le prime cose che sono andato a fare erano le misure metropolitana sulla trasmissibilità delle vibrazioni con degli accelerometri che erano grossi, pesavano circa 2 kg e costavano un milione di lire. Poi pian pianino mi sono occupato di controlli attivi, perché il veicolo cambiava, perché continuava ad avere innovazione nei controlli. Poi chiaramente i veicoli sono diventati autonomi, la metropolitana è diventata autonoma. Oggi riesco a interagire con i nuovi ricercatori che si occupano di auto autonoma, di auto elettrica, e che quindi in qualche maniera stanno sviluppando quelle tecnologie. Questa capacità di essere ancora capace di interloquire con loro naturalmente risale a quelle competenze che in qualche maniera avevo studiato negli anni 90 e a un continuo studio che
cerchiamo sempre di fare per tenerci aggiornati e per essere ancora qualcuno che in qualche maniera riesce a dire qualche cosa nel proprio campo. Quindi questo per dire che credo che quelle competenze di base siano quelle che in qualche maniera servono per mantenere una solidità a un sviluppo tecnologico con una velocità dirompente che cambierà gli scenari, ma non sono preoccupato al fatto che gli ingegneri che oggi si laureano riusciranno a interpretare questi cambiamenti con la massima attenzione. Naturalmente ci sono alcuni aspetti che dobbiamo prendere in considerazione, nel senso che è una generazione nuova, è una generazione che è diversa da quella che in qualche maniera era la mia, e quindi è una generazione che ha un accesso all'informazione molto più veloce, ha un rapporto quindi d'aula completamente diverso, e quindi su questo stiamo cercando di capire come anche valorizzare queste nuove generazioni. C'è il mondo del digitale, che in qualche maniera è sicuramente da capire. Attenzione, digitale non vuol dire virtuale, sono due cose completamente diverse, e quindi io comunque anche in questi scenari che l'università non ci sarà più, che sarà tutta digitale, che io mi collego un iPad e riesco a acquisire dei contenuti, non ci credo, nel senso che quelle slide che ha fatto vedere prima Fabio sui laboratori o comunque queste aule saranno necessarie per un continuo confronto e per uno continuo scambio di conoscenze. Però naturalmente c'è da capire quello che in qualche maniera è, cosa vuol dire oggi avere il digitale come strumento. C'è tutto il tema di queste soft skill, che se ne parla tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, almeno se ne parla. Anche qui, attenzione, oggi ogni tanto mi dicono, ma gli ingegneri devono avere più soft skill, devono essere più preparati, devono avere più capacità di problem solving. Ecco, non si riesce a insegnare l'esperienza, nel senso che l'esperienza viene da tante musate che in qualche maniera abbiamo preso, e quelle sì, si può far capire che non ci si deve spaventare dagli insuccessi, si può fare questo esempio, però un po' di sana gavetta, un po' di sane errori, secondo me tutto sommato fanno bene anche per valorizzare in qualche maniera un processo di crescita che comunque non si conclude nel settore dell'università. Per esempio, a me piace moltissimo ricordare come noi abbiamo tantissime competizioni studentesche, cioè gruppi di ragazzi che si organizzano e fanno, costruiscono l'auto elettrica, costruiscono il building completamente autonomo da un punto di vista energetico, il razzo che devono sparare in più in alto possibile, l'esoscheletro, ecco lì sono si autogestiscono, vadano a fare un progetto, competono a livello internazionale, quindi lo devono presentare. Ecco, quello a me sembra che sia un bello strumento in cui conoscenza, competenza, capacità progettuale, organizzativa e apertura internazionale si mette tutto insieme per diventare veramente un valore aggiunto. Quindi su questo programma noi abbiamo investito molto. Naturalmente bisogna anche aprirsi a nuove figure professionali, perché chiaramente oggi parlare di mobilità non è come parlare di mobilità 20 anni fa, per cui l'abbiamo visto nella presentazione che ci ha fatto vedere Alessandro. Oggi stiamo ragionando su che cosa vuol dire parlare di food engineering, oggi stiamo ragionando parlando di cyber security, che non vuol dire semplicemente algoritmi di protezione, ma anche avere quella commissione di saperi che in qualche maniera gli istituti tecnici o la parte tecnica e tecnologica devono avere. Stiamo aprendo qualcosa sulla bioinformatica, e chiudo con un sogno: siamo sicuri che il medico del futuro è ancora il medico di oggi? Ecco, può darsi che in qualche maniera anche lì le tecnologie, pensate alla tecnologia dei dati, dell'immagine, e il valore dell'ingegneria può essere assolutamente più integrato con la formazione medica. Anche qui l'ETH di Zurigo sta partendo. Per cui, come sempre, marcare i propri competitor è un qualche cosa che bisogna fare, e quindi stiamo ragionando anche su queste nuove figure professionali. C'è un tema che rispetto al tema della formazione degli ingegneri, ma non solo degli ingegneri, mi sembra che c'è anche un, questo mi interessa un po' l'opinione di tutti, forse
particolare poi di Tannoia in quanto rappresentante in questo, a questo tavolo dell'impresa. Ecco, negli ultimi anni abbiamo inseguito non tanto l'università e soprattutto non tanto il Politecnico, ma in più in generale, se ci pensate, si è molto parlato di, no, di questa, del tema della scuola che deve essere copresente col lavoro, dell'esperienza in azienda, tutte cose che indiscutibilmente è utile fare un'esperienza in azienda, ci mancherebbe altro. Però contemporaneamente mi pare che stiamo andando verso un mondo che cambia a una velocità molto rapida. Le competenze, le basi sono sempre quelle, perché la fisica, per fortuna, le leggi della fisica non cambiano, no? Però il modo in cui vengono applicate cambiano rapidamente. Le professioni oggi durano 10 o 15 anni. Il problema è che uno impara un mestiere e dopo 15 anni quel mestiere lì, non c'è più quel mestiere. Non è che... Ecco, allora, in uno scenario di questo genere, noi che negli ultimi anni abbiamo un po' inseguito questo tema invece dell'essere pronti ad andare a lavorare, e non parlo, ripeto, tanto dell'università, ma in generale di un mood culturale che mi è sembrato molto prevalente, siamo sicuri che sia la cosa giusta, che non lo stiamo proponendo con 30 anni di ritardo, perché funzionava 20 o 30 anni fa questo rapporto stretto con l'industria? Oggi non ci serve per certi versi tornare ai nostri vecchi punti di forza come accademia, che era un'accademia che dava fortissime basi e quindi capacità di adattarsi e di essere flessibili, magari richiedendo qualche mese in più per, come dire, poi essere pronti a essere produttivi sul lavoro. Lei cosa ne pensa? Se vede questo problema, non lo vede? Poi lei ha a che fare con i ricercatori, insomma, quindi con la punta. Ma io sono un imboscato, perché innanzitutto sono un geologo e non un ingegnere. Torno a quello che dicevo, nessuno è perfetto. Esatto, nessuno torniamo, è perfetto. Torniamo. E perciò... Ma io penso che nella nostra esperienza come azienda, che oltretutto assume e opera a livello internazionale, gli ingegneri che vengono fuori dal sistema accademico italiano siano in assoluto i migliori proprio per questa cosa che diceva lei, per cui per questa loro eccellente preparazione di base che gli permette comunque di affrontare un mondo del lavoro che sta cambiando ormai a una velocità allucinante. Io sinceramente devo dire, la cosa mi stanca di più è continuare ad andare dietro, cioè uno finisce, non ha finito di imparare una cosa che già gliene dicono un'altra, uno dice che cavolo, voglio dire, è veramente una cosa allucinante, mi mette angoscia. Infatti mia moglie mi dice sempre, ma stai calmo, ho detto va bene, però... Già mi parla quando testa per il mercato. perciò io penso che l'impostazione accademica sia importante, è la base, è quello che ti permette. Io non solo sono geologo, ma ho fatto anche il liceo classico, che uno dice proprio un disastro mondiale, però alla fin fine il liceo classico, 5 anni spesi a imparare cose inutili, perché voglio dire, mi sono serviti per farmi una base che poi mi ha permesso di affrontare le varie sfide del futuro, è un po' quello che dicevi prima anche tu. E per cui sicuramente questo è un discorso. Poi la parola magica, due parole magiche secondo me per gli ingegneri del futuro. La prima è globalità, per cui globale, cioè il nostro mondo sta diventando sempre più globale, e la seconda è multidisciplinarietà. E sulla multidisciplinarietà io vorrei dire una cosa, che è una cosa, qui c'è anche Perego e i miei colleghi, qualche collega dell'ENI, no? Allora io continuo a martellare in azienda dicendo, ragazzi, dobbiamo aprirci, dobbiamo essere multidisciplinari, dobbiamo capire, e ci sono i miei colleghi, no, che vengono lì e mi dicono, Tannoia, tu vuoi sempre, vuoi questi generalisti, sembra che essere un generalista sia una schifezza terrificante, no? Per cui essere uno che è capace di fare, Leonardo da Vinci sarebbe stato probabilmente ucciso, reietto, no? Perché la cosa importante invece è essere specialisti, la specializzazione, essere, è vero, è bello essere i migliori del mondo, però alla fin fine, cioè, il mondo futuro avrà bisogno di pochi migliori nel mondo e di tante persone che sono capaci di lavorare assieme, no, per sviluppare tecnologie che saranno sempre più integrate. Perciò secondo me la multidisciplinarità è un punto fondamentale del mestiere dell'ingegnere del futuro. Sì, se si può aggiungere due o tre aggettivi, uno sì. È stato globale,
Io aggiungerei flessibile, aperta e creativa, perché l'ingegnere del futuro è donna, ok? Quindi flessibile, aperta e creativa, viaggiare molto, mangiare bene, portare questa umanità ovunque. No, non è banale, perché poi si parla di seguo il discorso del rettore, cioè queste soft skills, che veramente ne sappiamo tante, non possono rimpiazzare l'esperienza vera. E l'esperienza vera, la qualità di quell'esperienza vera, dipende da quello che impari al liceo classico. All'università già è un po' troppo tardi, io direi che lo impari all'asilo, in elementare, alle medie e al liceo, poi dopo finito non impari più, diventi qualcosa, fai delle esperienze tu stesso, già l'università è un'esperienza. Quello che guarderei, e lì forse si può fare qualcosa, ma io sono un esterno, quindi sono i percorsi dopo la laurea. Ecco, il dottorato è uno, ma non saranno tutti dottorati. Allora ci vorranno quelli che magari vogliono andare subito a lavorare, a fare qualcosa di concreto. Ecco, là c'è il vuoto. Adesso c'è l'italiano che guadagna in umanità e in generalità all'università, la perde poi 2 o 3 anni che cerca lavoro e non lo trova. Soprattutto l'umanità perde dopo 3 anni che cerca lavoro se non lo trova. Non so se su questo, io c'è la parola dottorato che è spuntata, so che sono a Beretta, poi quando fuori mi avvelena il lancio, come si dice, so che ci tiene molto, ma in realtà anche questo è un tema di cui da tanto tempo si parla. Cioè, abbiamo qualche difficoltà in questo paese, non qua, grosse difficoltà, a valorizzare questa benedetta figura del laureato. Il dottorato. Del dottorato, pure purtroppo questo è un lapsus che dice tutto, ma vabbè. Come si dice, questa figura del dottorato, o una volta forse la soluzione era di diamogli un valore legale. Io penso che qui vengano a me no, per neanche il rettore, per evidenti ragioni, però non credo che sia questa forse la lettura giusta, quella del valore legale. Certamente non è da qui che viene perorata, però su questo tema del dottorato cosa c'è da fare? E, insomma, resta, l'hanno tirato in ballo, insomma, sul futuro dei... Accorgersi che è un investimento. Cioè, io la sensazione che vedo adesso è che tutti i segnali che vengono da altri paesi stanno investendo in quella figura. E quindi è come se ci fosse un titolo di borsa che sta partendo, che è partito da un'altra parte, noi lo vediamo partire e decidiamo di non comprarlo. Quindi questa è la situazione. Io questo lo dico con molta tranquillità, con molta serenità, per cui ho molta... oggi noi investiamo le poche risorse che abbiamo sul dottorato, i nostri dottorandi, il 50% va a lavorare in impresa, lavorano con un 30%, sono occupati al 97% al giro di un anno, con un 30% in più di stipendio. Quindi il titolo è partito. E io quello che ho lo investo lì, poi dopo non posso però costringere nessun altro. Certo. Non so se su questo, io credo che se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, altrimenti penso che ci possiamo, no? Fermare qua. L'ipoglicemia comincia a picchiare a quest'ora, quindi grazie per essere rimasti con noi. Bello. Temi un po' diversi, insomma.